Non lo so, ma c'è una stoppa e ti racconto. Sì. Sì. Va bene. C'hai ancora quello sguardo da serpente, Pino? Ce l'ho sempre lo sguardo da serpente. Va bene, non per sapere. Anzi, comincerò con una domanda che un po' si associa a quell'atteggiamento. Cara Ventura, come si fa a vivere da clessidra umana? Come da clessidra umana? Perché? Come da clessidra umana? Scusate un attimo, ti alzi un attimo. Sì. Puoi fare un giro un attimo? La clessidra umana. Perché? Perché ha una forma proprio... magari! Allora... Finché la salute è massima. No. Noi abbiamo fatto un referendum qui in studio, durante le prove, e abbiamo preso una decisione, più che altro diciamo abbiamo capito una cosa. Sì. Tu non sei racchia. No. No, tu non sei racchia. Abbiamo notato sul volto dei tecnici che tu non devi essere molto racchia. C'era un discreto interesse nei tuoi confronti, dovuto all'interessamento che loro hanno per gli argomenti sportivi, ovviamente. E devo dire che hai avuto un discreto successo. Grazie. Molto più della trasmissione nel totale, voglio dire, insomma, praticamente si è deciso di fare una puntata solo con te. Cioè noi ce ne andiamo e resti tu da sola. È più che sufficiente. No, è il minimo. Mentre invece, caro Annoni, dimmi. Non mi piace affatto quello che vai facendo la domenica. Per esempio, ti ho visto in una partita e tu hai sfiorato Baggio. Solo sfiorato? Cioè, tu ti rendi conto? Ma solo sfiorato. Cioè, sono d'accordo che ti pagano. Cioè, io sono d'accordo, ti pagano per questo, ma ti rendi conto di quello che fai? Penso che sia il minimo. Cioè, che fai il minimo? Vorresti fare di più? Annoni, tu sei un bravo ragazzo, io ti apprezzo molto, ma devi assolutamente smetterla di seguire quelli con la maglia bianconera. Io capisco la tua situazione, giochi in una squadretta che è lì della città, quindi odieranno tutti i torinisti. No, va bene anche così, sei molto forte, io credo che tu meriti la nazionale, non sono l'unico a pensarlo. Ed è per questo soprattutto che ti abbiamo invitato, perché tu stai facendo non un passaggio, un lancio in nazionale, ma stai facendo con questa televisione tre passaggi in nazionale, perché Rai 1 sai, è nazionale, e quindi hai cominciato di qua, ma arriverai sicuramente molto in alto, perché sono sicuro che lo metti. Su serio ti faccio i complimenti. Ti ringrazio. E adesso però... No, Simone, devo dirti una cosa, io sto scherzando molto con te in questi nostri brevi incontri, ma devo dire che io ogni volta che ti ho visto in televisione sono rimasto ammirato dalla tua professionalità, dalla tua cortesia, dalla tua abilità, e sappi che io sono un ipocrita e un bugiardo pazzesco. E... No, ci non sapevo altro. Che arrivava la mazzata. Perché... Volevo parlare col proprietario della macchina magica, perché c'è una macchina che gira in Italia e non si vede chi c'è dentro, perché c'è i vetri fumé, ma fumé neri, quasi specchiati, non si capisce perché questo signore abbia scelto queste vite. E noi ci spaventa un po' quando lo incontriamo, perché sa tanto di privacy, sa tanto di classe, sa tanto di mistero, ma non riusciamo a capire perché questo signore ha comprato questa macchina con i vetri così scuri. Ora la domanda è una sola, magari è un odontotecnico, è un ingegnere, è un calciatore, è un'attrice, vabbè, ma se non fosse un politico, allora è inspiegabile, perché ragazzi, se non siete dei politici, che cos'è che ci avete da nascondere?